Musei Vaticani sono un complesso di musei, il susseguirsi di stratificazioni, alcuni di questi non concepiti come luoghi di museo. Hanno come missione la preservazione di questo patrimonio. È un patrimonio universale di storia, di arte, ma anche di fede e di tramandarlo alle generazioni future. Il luogo chiave e meta cognata di tutti gli oltre 6 milioni di visitatori che ci frequentano ogni anno sono le stanze Raffaello. Sono dei luoghi concepiti per una residenza papale del primo Cinquecento che in qualche modo testimoniano la diplomazia del pontificato di Giulio II della Rovere e di Papa Leone X Medici. Non furono concepite per accogliere grandi numeri. La prima idea che uno le viene di fronte a una problematica di questo tipo è magari, come hanno fatto in altri posti, ridurre il numero di visitatori. Ma abbiamo anche l'impulso di aprire le porte dei musei e non chiuderle. D'una parte, che nell'estate la temperatura era molto alta. Abbiamo deciso di cercare un partner che portasse con sé le soluzioni tecniche, la capacità di lavoro in squadra. Il nostro rapporto con la Carrier viene da lontano. Nel mio rapporto personale è stata l'esperienza, la grande esperienza dell'aria condizionata nella Cappella Sistina. Per questo motivo, subito ci siamo messi in contatto con la Carrier per cercare di continuare questo rapporto e questa esperienza così fruttuosa nel tempo. Le stanze di Raffaele sono tutte affrescate e dovevamo trovare il modo di arrivare all'interno delle stanze di Raffaele senza toccare nulla. È una sfida che sembrava quasi impossibile. My first role is to understand what is the problem and then kind of translate this problem statement to the language which can be understood by engineers, what it means in terms of kilowatts, degree C or degree F, meters per second capacities and this kind of things. We had space inside the room. The problem was the space was very, very reduced. And it was used in previous heating system as the place when the small heat exchanger were installed. If you could put, you know, a piece of equipment which actually fits to this specific geometry, then we may have a solution which solves the problem. To do this specific work, we will address ourselves to the engineering product development team, which is located in France. Temperature control, humidity control is quite basic, but yeah, you are talking about in space area that an area which is a lot of architectural heritage. It makes it very challenging to have a very reduced size unit that is able to provide the capacity that is required. So we need to create, build a thermal model of the rooms that takes into consideration all the architectural, all the thermal characteristics of the walls. Outcome of all this is a set of specifications in terms of size and capacity that we passed over to our engineers. Quand nous avons reçu les simulations de nos équipes d'ingénieurs, nous avons été très surpris par la demande, car nous devions atteindre une capacité qu'aujourd'hui nous n'avons pas ça dans notre offre standard. Donc nous avons dû sélectionner des nouveaux composants avec des nouvelles technologies de ventilateurs, designer des nouvelles batteries et un nouveau casing. Et avec ce prototype, nous avons fait toute une série de tests pour vérifier que les résultats que nous attendions étaient les bons. And when the tests are satisfactory, then you can go to the next step, which is manufacturing, when you will produce and realize actual piece of hardware. Run with them, you know, a couple of simulation tests with the equipment to Vatican, and then be ready for installation. Sembra che è stato facile,
ma perché non si vede tutto il lavoro che si è stato fatto dietro. Usually what I think, you know, it's elegant solution is once you develop this solution, people think, it's obvious, you know, why we didn't do this before, for instance, in this particular case. You wanted to have fan coil, which is, you know, small, like 2.5 kilowatts equipment, but with 10 kilowatts of capacity. Such a big density of energy in the equipment makes this solution unique because this type of product do not exist. It is challenging but also maybe motivating to just to be aware that you are contributing to the system that will preserve, you know, this pieces of art. This is actually a little bit emotional for me. On this picture you see all these mathematicians and Euclides or Pythagoras. You can say that we engineers today follow the path which was shown by those philosophers. I feel really proud helping preservation of this kind of beauties using the rules which were defined maybe 2,000, maybe 3,000 years ago. And frankly speaking, it has not changed much until today. Da storica dell'arte da Vaticana, ho sempre amato le stanze Raffaello. Trovarmi qui nella stanza della segnatura con il grande affresco della scuola d'Atene, questo consesso straordinario di sapienti non soltanto delle arti liberali, della filosofia, ma anche delle scienze, che Raffaello ha saputo mettere in maniera mirabile in affresco. Noi abbiamo, come dicevo, la missione di preservare non soltanto oggi, ma per le generazioni a venire, per le generazioni dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. E in questo carriera è stata straordinaria perché, come per la Cappella Sistina, ha saputo entrare in questi luoghi che non sono un museo concepito qualche decennio fa o neanche qualche anno fa, ma sono luoghi e strutture che hanno 500 e più anni di storia.